quello che ha colpito, quello che ha colpito non è è che non c'è neanche i fondi per il bonus bici. Esatto. Questo ha colpito. Stavo arrivando su questo spero di poter finire, poi prego. Non farò la stessa cosa con il mio interlocutore, chiaramente. Secondo me è un dato estremamente positivo che sia finito l'investimento che è stato fatto a livello pubblico sulle bici e che probabilmente verrà reintegrato quel fondo, perché significa che c'è una sensibilità e un interesse verso quella forma di... Sì. Perché se non fosse stato usato sarebbe stato lo stesso discorso, un flop l'iniziativa dell'acquisto delle bici, no? Non interessa a nessuno. Quindi aver preventivato una certa cifra che è stata spesa velocemente significa un grande successo organizzativo. Sì. Per quanto riguarda gli Stati Generali, ripeto, c'è una cifra che arriverà dall'Europa, che arriverà da debito pubblico, che è importantissima. Diceva prima il nostro interlocutore di Verona, sono 3 o 4 finanziarie messe insieme. Vogliamo far decidere il futuro dei prossimi 10 anni italiani dell'Italia solamente da poche persone che in questo momento sono al governo? E perché invece non coinvolgere le idee di persone che hanno capacità, di attività, di persone che rappresentano rami importanti dell'economia in Italia, di persone qualificate? Perché? In passato loro sono stati al governo tantissimo, non hanno risolto nessun problema che ha l'Italia perché in questo momento. Di PCM, e invece, non avete chiamato le opposizioni, solo adesso. Opportuno di chiedere la collaborazione da parte di tutti coloro che hanno anche idee e visioni diverse di chi sta al governo. Poi, se invece non si ritiene di dover partecipare a questa collaborazione, c'è un altro motivo. Che potrebbero essere, diciamo, due sostanzialmente. O non si ha nessuna idea risolutiva, e io credo sia questo perché quando sono stati al governo per decenni hanno dimostrato di portare al fallimento l'Italia e non il boom economico non c'era prima del Covid, vorrei ricordarglielo. E il boom economico non c'è da tantissimi anni in Italia. E se andiamo a vedere chi ha governato l'Italia negli ultimi decenni, non c'era certo il Movimento 5 Stelle. Quindi dovete essere responsabili dei risultati. Ma c'era la Democrazia Cristiana quando c'era il boom economico, e poi per voi è fumo degli occhi. Non dovete attribuirvi meriti. Posso continuare? Vorrei finire. Completiamo. O non ci sono idee, oppure c'è l'intenzione solamente di fare propaganda. Io credo che le due cose miscelate insieme siano il vero motivo per cui è stato detto di no. Che peraltro è un no strano, nel senso che Berlusconi la sera prima della decisione aveva detto che lui ci sarebbe andato e che avrebbe convinto gli alleati. Quindi anche lì, quando si parla di unità, di intenti, eccetera. Poi invece è avvenuto il contrario, gli alleati hanno convinto sono Berlusconi. Sono alleati per cosa? Per il potere, per le sedie, però non hanno un'idea comune. Voi state insegnando all'Italia come ci si attacca alla sedia e arrampicarsi. Noi stiamo insegnando all'Italia come mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, cosa che il centrodestra non ha mai fatto. Fatemi sentire ancora.